Ciao a tutti e bentornati su Fanat Go Go. Oggi parliamo di che cosa parliamo? Di questo, e cioè del canale tematico musicale MTV. Vabbè, io si può dire che ho vissuto almeno qui in Italia la sua partenza negli anni 80, ma MTV in realtà è partito dalla sede di New York nel 1981, era il 1 agosto del 1981, quando MTV iniziò le sue trasmissioni con un video iconico, diciamo, un video che anticipava proprio quello che sarebbe successo da poco a lì, e praticamente Video Killed the Radio Star, che è un successo che ha spiazzato, insomma, ha proprio inaugurato, si può dire, le trasmissioni di MTV. Quindi è proprio una coincidenza incredibile questo brano, Video Killed the Radio Star, in cui appunto questa canzone si parla proprio della televisione, dei successi della televisione che spiazzano praticamente gli artisti della radio, ed è proprio quello che è successo. Fino a quel momento MTV, diciamo prima della nascita di MTV, non c'era un box, un contenitore musicale di quel tipo che è attivo 24 ore su 24, in cui venivano trasmessi video musicali, ma magari video musicali potevano essere trasmessi, venivano trasmessi, diciamo, fra un film e l'altro, fra una pubblicità e l'altra, diciamo, come riempi dei buchi praticamente. Venivano trasmessi molto poco. Già dall'inizio, insomma, questa fu una novità molto gradita a tutti quanti, che ha portato poi al successo di questo canale, di questa piattaforma, che è sbarcata poi, era comunque già dalla partenza a pagamento, ed è sbarcata poi su satellite con vari canali tematici, li conosciamo bene, attualmente sul canale Sky. E tematici, per esempio, dedicati alla discoteca, alla musica romantica, alle top hits, e ovviamente, diciamo, il canale è quello generico. Poi ci sono stati altre trasmissioni dedicate alla musica, ma la programmazione è stata, diciamo, modificata nel corso degli anni per l'avvento di internet, perché ovviamente la gente non vedeva più i video musicali in televisione, ma era tendenzialmente portata a vederli su internet, sul portatile o sul computer fisso, e quindi, diciamo, si è un po' traslata, diciamo, il tipo di utilizzo, insomma, di visione dei video musicali. Ma MTV è, diciamo, ha posto proprio le basi del videoclip, della storia dei videoclip, anche se videoclip negli anni 60 già c'erano, ma un canale dedicato esclusivamente alla musica continuamente 24 ore su 24 non c'era. E niente, praticamente volevo un po', più che altro ho trovato questa maglietta, mi è stata regalata questa maglietta, e ne ho approfittato, mi è venuta l'idea di parlare appunto di questo contenitore musicale, di questo canale MTV, che comunque è un canale famosissimo. Vi ringrazio per la visione di questa breve pillola, vediamo se riusciamo a recuperare in extremis un pezzettino di Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in '52, lying awake intently tuning.